Ciao, io sono Morena e vi do il benvenuto su questo canale. So che continuo a cambiare postazione, ma vi assicuro che in casa mia, con i miei genitori, è veramente impossibile trovare un posto dove fare dei video. Negli ultimi anni si tende ad utilizzare l'asterisco nel momento in cui si usa il plurale maschile quando ci si rivolge ad un pubblico vasto. Come per esempio, invece di dire ciao a tutti, che tutti è chiaramente un plurale maschile, si tende a dire ciao a tutte con l'asterisco. L'intento di questa cosa sarebbe quello di rendere la lingua italiana più inclusiva e di realizzare che nel mondo non esiste soltanto il binarismo uomo-donna. Esistendo anche persone non binary, soprattutto quelle agender, vorrei dire io, quindi persone che non si identificano né nel genere femminile né nel genere maschile, non basterebbe dire ciao a tutti e a tutte. Perché comunque si resterebbe sempre nel binarismo uomo-donna e si escluderebbe tutta quella fascia di persone che non hanno un genere definito. Credo dunque che l'intento sia davvero lodevole, cercare di essere più inclusivi. Tuttavia, questo credo sia un tentativo di arrampicarsi sugli specchi, senza cercare una reale soluzione al problema. Cosa intendo? Gli asterischi nello scritto potrebbero anche essere utili, ma nel parlato sono realmente inutilizzabili. Le stesse persone non binary che ho sentito parlare non lo usano concretamente nel parlato, quindi dove si arriverebbe con questa cosa? Bisogna ammettere che questo tipo di cambiamento, diventando virale, potrebbe portare in un futuro, per ora molto lontano, alla creazione di un pronome neutro. Che è quello che in realtà io mi auguro davvero, anche se, come direbbe Marina, questo succederà quando la razza umana si sarà estinta. Tuttavia, io credo che sia davvero, davvero, davvero esagerato urlare all'ignoranza o alla transfobia alle persone che decidono di non utilizzare l'asterisco. Semplicemente questa persona sceglie di utilizzare la lingua italiana, le regole della lingua italiana. Tra l'altro, come mi ha fatto notare una persona su Instagram, quando avevo aperto la questione sulle storie, nella lingua italiana ci sono già delle soluzioni neutre che noi possiamo utilizzare senza usare l'asterisco. Per esempio, se avete notato nella mia intro, ho detto ciao, vi do il benvenuto, quindi non ho detto benvenuti sul mio canale parlando al maschile, ma vi do il mio benvenuto sul mio canale. E poi ho detto ciao invece di dire ciao a tutti ed è stata un'intro generale in cui mi sono rivolta a chiunque senza appunto discriminare, anche se a mio parere non è una discriminazione, le persone che hanno ascoltato quello che ho detto. Inoltre, quasi tutti gli aggettivi, se non addirittura tutti, possono essere riferiti alla parola persona, che è in italiano neutra. Io stessa quando parlo delle persone trans non dico quasi mai i o le trans, ma dico le persone trans perché so che insomma i pronomi per loro sono molto molto importanti e quindi tendo sempre a generalizzare per parlare della categoria in toto senza dire i trans o le trans che è molto limitante, soprattutto quando si parla di questa tematica. Questo qua si può fare anche con un saluto, invece di dire ciao semplicemente, cosa fattibile, si può dire ciao a tutte le persone che mi seguono, ciao a tutte le persone qui presenti e via dicendo. E questa sicuramente è una soluzione più noiosa, più lenta perché c'è bisogno di abitudine nel parlare in questo modo, ma è anche sicuramente la più funzionale a mio parere. Personalmente, quando ci si rivolge ad un pubblico vasto, rivolgersi al maschile non è un'effettiva denigrazione. Io non mi sono mai sentita offesa dal fatto che le persone dicono ciao a tutti e io invece sono una donna e avrebbero dovuto dire ciao a tutte, perché appunto è una regola italiana. Magari può essere nata con un intento denigratorio, ma sinceramente si parla di talmente tanti anni fa che non me la sento di pensare che ora come ora sia effettivamente con un intento denigratorio. Questa è semplicemente la lingua con cui siamo cresciuti, le regole italiane che ci hanno sempre insegnato, quindi nel momento in cui io dico ciao a tutti non è sicuramente perché voglio denigrare o perché penso che esistano solo uomini sulla faccia della terra o cose di questo tipo.
Al contrario, potrebbe essere molto problematico, e anzi io penso proprio che lo sia, rivolgersi a una persona singola, sconosciuta, con un pronome maschile o femminile. Questo perché, al contrario di quando ci si rivolge ad un pubblico e quindi si ha conoscenza della vastità delle persone che ci sono all'interno appunto del pubblico, che non sono tutte uguali, che non hanno tutte lo stesso genere, eccetera, eccetera, quando si parla con una persona singola e ci si rivolge al maschile o al femminile, si sta presupponendo che quella persona sia di genere maschile o di femminile, o femminile. Parlare il più possibile al neutro tutela soprattutto i nostri interlocutori, perché a me non frega assolutamente niente, ma ad altre persone invece potrebbe dare parecchio parecchio fastidio, potrebbe creare disforia, potrebbero sentirsi a disagio e dovrebbero sentirsi in dovere di dirci qualcosa quando magari non vorrebbero assolutamente dirlo. Sicuramente questo è un nuovo approccio alla lingua che richiederà tanto tempo, tanti sforzi, perché non è nella nostra indole parlare al neutro o comunque cercare soluzioni neutre all'interno della nostra lingua, anche se ci sono comunque, che non siano l'asterisco, ma secondo me è la via che ha più senso seguire. Visto che l'asterisco per me non è e non sarà mai una reale soluzione al problema. L'asterisco è solo un modo per ignorare il fatto che l'italiano già ci fornisce qualcosa a cui aggrapparci e per fare i fighi, secondo me. Cioè, dire ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte non ha senso quando potresti dire semplicemente ciao. Ditemi voi che cosa ne pensate al riguardo, se è una cosa che trovate utile, se è una cosa che invece trovate ridicola, ci sono varie pensieri a riguardo. Io appunto vi ho già spiegato come la penso e soprattutto perché la penso. Ho voluto cercare di argomentare il più possibile quello che penso a riguardo, quindi il fatto che l'intento di base sia lodevole, quindi che ci si sforza di essere più inclusivi e di aprire gli occhi su un mondo che effettivamente non conosceremo mai abbastanza. Ma che questo è secondo me uno sforzo relativamente inutile, perché non è quello che porterà a una soluzione, perché non ci si potrà mai rivolgere a una persona con l'asterisco. Cioè, è impensabile avere una conversazione troncando tutte le parole finali, quando invece si potrebbe impostare la frase e le frasi in maniera diversa. Questo ovviamente richiederà tempo, richiederà pazienza, richiederà sbagli, molti sbagli, perché tante cose ci vengono automatiche, come per esempio il ciao a tutti, benvenuti, è una cosa che ci viene automatica perché la sentiamo da quando siamo nati, però è secondo me la cosa migliore, la cosa più utile, quello che secondo me potrebbe funzionare meglio. Ditemi se voi avete alternative a riguardo, ditemi se invece l'asterisco per voi è qualcosa di fenomenale che vi ha cambiato la vita. Vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video.